Oh ciao, volete sapere come abbiamo ottenuto questo slime? Allora vi dovete guardare tutto il video. Sigla! Ciao bimbi e ciao bimbe, io sono Barbara Domenici e benvenuti e bentornati in un nuovo video slime. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi nessun video. Incominciamo! Buon primo pomeriggio a tutti, come state? Anche oggi faremo una vostra ricettina. Ultimamente ne sto facendo tante per cercare di accontentarvi il più possibile, anche se questa cosa prima o poi dovrà un po' rallentare, perché anch'io ho da fare un sacco di cose che non riesco a fare perché voi mi scrivete tante ricette. Io non voglio farvi soffrire, non voglio farvi ci rimanere male e metto da parte un sacco di idee che ho per provare le vostre ricettine. Sappiate che quando me le scrivete io le leggo sempre, le seleziono e le metto in una lista. Continuate a scrivermele sempre più belle e più originali. Come ha fatto questa signorina che ci segue da poco, per dire la verità. Però mi ha scritto una ricettina intrigante che vuole andarla a fare insieme a voi. E la ricettina di oggi è della signorina Sbebem, Alice. Ciao Alice e di nuovo benvenuta fra le mie bimbe. Allora, lei ci consiglia una ricettina e è stata anche molto carina perché oltre a scrivermi gli ingredienti mi ha scritto passo passo tutto il procedimento. Perciò non posso sbagliare perché è stata bravissima. Comunque il primo ingrediente che ci fa prendere è il borotalco e utilizzeremo per questa ricettina questo qua della fissa. L'altro ingrediente è il bagnoschiuma e in questo caso ho deciso di utilizzare il palmolive. Vi faccio vedere tutti gli ingredienti perché poi abbiamo il procedimento e non lo so in che ordine ce li fa mettere e seguirò, come ho già detto, a lettera tutta la tua ricetta. L'altro è il baby oil, l'olio Johnson, non ce l'ho e allora utilizzerò quest'olio qua, le mandorle, ma ho letto che va bene qualunque tipo di olio, quindi credo che vada bene lui. Lo tiro su perché sennò mi sgocciola lui. Comunque qui immaginate che c'è l'olio che vedete che mi sgocciola. Poi un altro ingrediente che ci fa mettere qua dentro è un goccio d'acqua e utilizzeremo un po' d'acqua normale del rubinetto. Una cosa che voglio andare a mettere io, ve li faccio vedere che sono extra alla sua ricetta, sarà questo colorante e voglio per la sua ricettina utilizzare le viola e i brillocchi perché adoro i brillocchi. Ok, ci siamo, a parte che ora abbiamo tutta la scenografia oleata, ma ci siete abituati con me a vedere sempre tutto zozzonis. Procedimento, mi dice, versa nella ciotola un po' di borotalco, quanto basta? Quanto basta che è cubic? Ve l'avevo chiesto se lo sapevate cosa voleva dire dentro un video e mi avete risposto quasi tutti. Perciò i miei bimbi sono molto bravi e tutti intelligenti. Ma come si fa? Ma come si fa? Io pensavo che non lo sapevate, invece sapete anche cosa vuol dire cubi. Proseguiamo con la ricetta. Ok, quanto basta credo di averlo messo. Dopodiché unisci al borotalco il bagnoschiuma. All'inizio il composto sarà un po' terroso. Perciò per farlo ammorbidire aggiungi un po' di baby oil. Ok, ho capito. Strano, ma ho capito. Grazie Alice perché sei stata precisissima. Mettiamo un po' di shampoo e non ho preso il cucchiaino, perciò provvederò a... Sì, bene, sì. Qui ci sta un po', Non voglio nemmeno pulirmi, ormai ho deciso... Ecco. Non mi arrabbierò nemmeno adesso, sono felice di sporcarmi oggi. Sì, continua a sparare borotalco da tutte le... Non c'è rimasto più borotalco qua dentro, l'ho tutto buttato fuori. Bene, allora vado a mettercene ancora perché ce l'ho tutto nelle mani. 5 minutes later. Dovete girare con molta calma perché presto e bene non stanno insieme. Ve lo sto dicendo sempre e poi tutte le volte faccio veloce, faccio una confusione in mare. Allora, siccome dovrebbe diventare sabbia, io penso che allora ci voglia ancora borotalco. Se poi devo andarci a mettere anche l'olio, qui peggioriamo la situazione. Ora ho esagerato ufficialmente, ma vabbè. Guarda un po' Alice, ora va bene. Ma lo sapete che io non ho fatto una cosa sbagliata? Ci dovevo mettere prima il colorante, ce lo andiamo a mettere adesso. Non so nemmeno che tonalità di viola sia e noi abbondiamo già, ne mettiamo due gocce.
Sì, avete ragione. Ultimamente mi state sempre vedendo con questa tenuta così elegante. Ma la mia vestaglia. Non lo so se anche da voi ha cominciato a fare questo freddo in questi giorni. Cioè, da stare con le magliette a maniche corte, accendere i riscaldamenti, a stare sotto i piumoni, a tenermi i miei chihuahua addosso. Wow, ma com'è chiaro questo colorante, no? Non si vede neanche. Vado a metterne altri due perché è proprio chiarino, chiarino, chiarino. Ora è gelatino, 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 bla 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 bla. Secondo voi è bello questo viola o è un viola un pochino tipo vinaccia bruttino? È bruttino questo viola, scusami Alice, ma il viola è bruttino. Va bene, facciamo che va bene così. L'altro ingrediente che ci fa mettere qua dentro è: aggiungi un po' di baby oil o, se preferisci, della crema per le mani. E allora che facciamo? No, ormai c'ho il baby oil, cioè il baby oil, ma c'ho quest'olio, mettiamoci quest'olio. Tanto ormai mi sa che è una strage, così continuiamo a renderlo sempre bello questo slime. Ma non si stacca! Eccolo. Ok, il baby oil, l'olio, vabbè, perché devo dire baby oil? L'olio lo abbiamo messo e ora mi fa mettere un goccino d'acqua. Sto riflettendo. Allora, facciamo una cosa. Prima di mettere l'acqua, se siete arrivati fino a questo punto, scrivetemi nei commenti hashtag Viola e vediamo quanti di voi mi vogliono bene e mi lasciano un commentino, perché io vi voglio bene tutti, 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 tutti. Come sono dolce oggi, quante volte ve lo sto dicendo che vi voglio bene? So più come dirvelo. E allora, siccome vi voglio tanto bene, voi l'avete visto che vi voglio tanto bene, mettetemi un like adesso, ora, andatemelo a mettere ora, voglio vedere quel numerino che fa din 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 din. Grazie. Comunque, intanto aggiungo un goccino d'acqua perché so, oggi vi sto riempiendo di discorsi e lo slime lo... Chi lo fa se non lo faccio io? Barbara, chiacchiera meno e fai più slime, mannaggia. Come temevo, Alice, mettendo l'acqua è venuta questa puppette. Quindi, che famo adesso che non è venuto niente? Io ho seguito alla lettera la tua ricettina, però non avendomi dato le proporzioni... Penso che qualcosa ho sbagliato sicuramente. Ma prima di buttarlo via lo andrò a recuperare. E anzi, facciamolo insieme, veloci, subito. Lo so che vi arrabbierete e non sarete felici, ma io questo slime lo voglio salvare e voglio giocarci un pochino. Perciò ci metto dentro della colla vinilica. Per questo slime, per non farlo con la colla, ovviamente basta che andate a inserire, finché non diventa una pasta dura, il borotalco. E sarebbe diventato uno slime senza colla e senza acido boric. Ma siccome stiamo facendo ultimamente sempre questi slime, voglio andare a giocare con uno slime anch'io oggi. Perciò qua dentro ho appena messo della colla vinilica. Lo vado a girare. Visto che mi sei schiarito e già che ci siamo oggi, abbondiamo di colorante. Dai, lo so che vi arrabbiate, ma è tanto che non facciamo uno slime vero. E lo addensiamo con l'acido borico in soluzione con il bicarbonato. Eccomi tornata con questo slime molto molto bello e a base di borotalco e con gli ingredienti che ci ha detto la nostra Alice. Quindi adesso vado a giocarci perché è uno slime fantastico, non so se lo state vedendo. Prima di salutarvi lo andiamo a sbrilluccicare un pochino. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!